Ciao a tutti ragazzi, sono Mist e benvenuti a questo nuovo video. Non parliamo troppo, iniziamo subito il gioco. Questo, come potete vedere, è l'introduzione del gioco, come in tutti i giochi. La saltiamo tutta perché sicuramente ci dirà benvenuti nel mondo dei Pokémon, vietato da creature che non conosciamo. Questo è un Pokémon, ovviamente. Adesso ci chiederà: sei un maschio o sei una femmina? E ci chiederà il nostro nome. Ma saltiamolo tutto prima di parlare. E vi spiego tutto appena iniziato il gioco. Si può selezionare lo sprite. E ovviamente andiamo su Gold. Qual è il tuo nome? Mist. Il tuo nome è Mist. Lo so, l'ho scritto io. Ok, adesso parliamo. Che gioco è questo? Questo gioco si chiama Pokémon 3D ed è la trasposizione 3D del secondo gioco di Pokémon, ossia Pokémon Oro e Argento. La grafica, come potete vedere, è tridimensionale. Tuttavia, non è aggiornata per l'ultima generazione, ma è la grafica della seconda generazione trasposta in 3D. Proviamo a muoverci. È stupendo. Perché inizio questa serie? Allora, una serie è una cosa che ho sempre voluto fare sul mio canale, tuttavia ho deciso che prima di iniziarne una avrei dovuto aspettare di avere una base di iscritti. Adesso ne ho 180 e quindi ho deciso di iniziarla. Oh, allora, questo gioco non è completamente tradotto in italiano, quindi ci saranno delle parti in inglese che vi tradurrò io stesso. Allora, Mist, il nostro vicino, il professor Erm, ti cercava. Ha detto che avresti dovuto fare qualcosa per lui. Prendi questo Pokémon Gear che è appena tornato dal negozio di riparazioni. È un oggetto essenziale per essere un ottimo allenatore. Conosci come usare il cellulare? Sì, lo so, non mi interessano le tue spiegazioni. Allora, in poche parole, io ho detto che sapevo come usarlo e lei me lo sta spiegando comunque. Devi usare Q per aprirlo. Scegli il nome che vuoi chiamare, è conveniente, tieni il tuo numero, ok. Usciamo. Come dicevo, è una serie che ho sempre voluto fare. Tuttavia, inizialmente ero indeciso su che serie avrei dovuto fare. Pensavo di fare una su un gioco, ma poi ho pensato, è una cosa già vista, tutti possono giocare sul simulatore, non la seguirebbe nessuno. Poi ho pensato, facciamo la Pixelmon, che hanno già giocato tutti, quindi neanche quella è un'opzione. Poi ho pensato, perché non fare Pokémon 3D? Pokémon 3D è un gioco che non ho mai visto fare da youtuber italiani e se l'hanno fatto l'ho perso. L'ho visto fare soltanto da uno youtuber inglese che seguo, che è The Flaming Spade, ottimo battler tra l'altro, e quindi ho detto perché non farlo anch'io. Come potete vedere è tutto in 3D. Sono gli artwork della seconda generazione messi in verticale. Infatti, come potete vedere, gli alberi si girano verso di noi. Non si possono vedere di lato, perciò non si possono vedere sottili. A seconda di come giriamo, saranno sempre come se fossero in fronte a noi. Guardate come si girano. Perfetto, adesso alla ricerca del laboratorio Pokémon. Eccoci qui. Tra l'altro, gli sprite degli allenatori sono aggiornati, non so perché. Ehi, Mist, eccoti qui. Devo chiederti un favore. Ho un conoscente chiamato Mr. Pokémon, nome originale. E scopre le nuove cose e parla delle sue scoperte. Ho appena ricevuto un'email da lui e quindi sono occupato con il mio lavoro, quindi mi chiede in poche parole di andare da lui. E adesso scegliamo il primo Pokémon. Ovviamente sceglierò Totodile. Penso sia quello al centro. Sì, quello al centro. Prendi Totodile. Yes. Rinominiamolo Totò. Non mi fa scegliere la O. Vabbè, Toto. Bel nome comunque. Ok, lo so dove vive. Sì, posso curarmi qui? Liberami, voglio lottare. Ciao. Ok, siamo liberi dal discorso. Ok. Prendi questo. Mi dà una pozione, grazie. C'è sempre lo sfigato di turno all'inizio dei giochi che ti regala l'inutilissima pozione.
Eccoci qui. Allora, come funzionerà questa serie? In poche parole sarò soltanto io che gioco, nessuna guida, quindi potrà annoiare alcuni di voi, ad altri potrà piacere, non lo so. E non vedrete tutto, infatti molto spesso allenerò i miei Pokémon in off camera e taglierò le parti di video in cui cammino semplicemente da una città all'altra. Adesso vedete quanto è bella la lotta. Eccoci qui, appare un Pidgey selvatico. Riuscirà Mist a non morire alla prima lotta? Vai, con un graffio. Resistente. Io non ho mai giocato a giochi di seconda generazione. Cioè, ho giocato a loro originale e dopo aver comprato Pokémon Smeraldo, che è stato il mio primo gioco. Quindi non so molto bene qual è la storia di questi giochi. Per questo ho deciso appunto di farlo, perché se avessi fatto Pokémon Smeraldo, un gioco che ho finito 4 volte, non sarebbe stato divertente, perché avrei già saputo tutto quello che avrei dovuto fare. E Pidgey va KO. 28 punti esperienza. Pidgey a livello 2. Sono quasi sicuro che morirò al primo percorso, ucciso dai Pidgey. Brutto colpo. Benissimo. Morti al primo percorso. E come ho detto, taglio questo pezzo per non annoiarvi e ci vediamo direttamente alla seconda città. E questa dovrebbe essere una ghicocca. Apricorn in inglese. Serve a fare il Pokéball, quindi la prendo. Verde. Penso serva per le Minor Ball. Non lo so. Mi baso sul colore. Tra l'altro il mio Totodile è appena salito a livello 6 e non posso correre, quindi è abbastanza lento personaggio. Ci sono anche le bacche. Come vedete il paesaggio è davvero spettacolare. È bellissimo vedere un gioco così vecchio trasposto in 3D. Tra l'altro questa non è neanche la versione finale, è la 0.5 mi pare, quindi è ancora in beta, non è completato, perciò non so se dovrò fermare la serie a qualche città perché non l'hanno ancora mappata. In tal caso penso che sarà una serie che finirò. Non voglio piantare. Come si esce? Come si esce? No, benissimo. Posso vedere il mio Totodile? Mi segue, che simpatico. E saltiamo qui. Ed ecco, ci arrivate alla seconda città. C'è il Pokémon Center. Anche questo stupendo, tutto in 3D. Tra l'altro, come avrete notato vedendomi camminare, è in 3D, posso girarmi da tutte le parti, tuttavia posso muovere soltanto nelle quattro direzioni solite dei giochi di Pokémon. E salvo al centro della Pokéball. Quindi, questa cosa in cui molti di voi ci avranno tentato nei giochi di terza generazione, arrivare al centro della Pokéball, cosa impossibile. Da questa posizione penso che vi saluto, penso sia uscita una decina di minuti il video. Tra qualche giorno vedrete il secondo episodio. Io sono Mist e ci vediamo in un prossimo video.